Poracci, eccoci di nuovo con Solo Risposte Sbagliate, il free to play che fa impazzire grandi e piccini. Moss è stato il più rapido di tutti a riconoscere quel curioso esperimento che risponde al nome di Sonic the Fighters. E mi dispiace deludervi, ma no, non si tratta di Sonic Frontiers, anche se il motore grafico potrebbe ingannare. La risposta più sbagliata di tutte? Beh, molte mi hanno fatto ridere, ma premio questa genialata dal sapore nostalgico che ci ricorda la console war degli anni 90. Sonic does what Super Smash Bros. Don't. Quanta aggressività, altro che conquista non violenta. Va bene, dai, sta a voi trovare e riconoscere il gioco misterioso piazzato all'interno del video. Di che titolo si tratta? Solo ricerche sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai battere la fiacca. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, sì, proprio come ogni settimana, ma così tanto ricca che continuerà anche domani in un TG Poro Live. L'appuntamento è qui su YouTube alle 17.30 per un TG Poro dal vivo dove continueremo a discutere delle notizie di oggi e di tutte le altre news che non siamo riusciti a trattare durante la settimana. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito, anzi vi obbligo, a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ormai bisogna per forza partire dall'angolo della poracciata, un must di ogni TG Poro. E vediamo questa settimana quali sono i migliori sconti e giochi gratis, se ce ne sono. Oggi è appena iniziata una nuova campagna sconti su eShop dedicata alle offerte di Natale, che durerà fino al 29 dicembre. Ora, la campagna sconti promette fino al 60% di risparmio su un catalogo di titoli di terze parti e butta nel mezzo nomi altisonanti come Sonic Frontiers e Sparks of Hope, ma le cose non stanno proprio così. Questi titoli su Amazon si trovano anche a di meno e le offerte interessanti, almeno in home page, sono altre, tipo Bugsnax e Cuphead. Ma come al solito faremo un video bello approfondito sui migliori sconti del momento. Se tutto va bene lo pubblicherò lunedì, quindi magari aspettate un attimo per gettarvi sugli acquisti digitali. Invece non perdete tempo con gli acquisti fisici. Oltre a rinnovarvi l'invito a entrare nel gruppo Telegram delle offerte poracce, dove costantemente segnalo le migliori offerte su Amazon per Nintendo Switch e anche le altre console, tenete d'occhio il calendario dell'avvento di GameStop, che si aggiorna quotidianamente con nuove offerte. Non c'è nulla di incredibilmente conveniente, ma spesso la catena riesce a pareggiare i migliori prezzi di Amazon, che direi è già un'ottima cosa. Abbiamo anche un altro calendario dell'avvento, questa volta però interamente digitale, ed è proposto da Epic Games Store. Da oggi fino al 29 novembre la piattaforma regalerà un titolo al giorno da aggiungere alla propria collezione e si inizia con lo sconosciuto Bloons TD6, un tower defense in tre dimensioni. Magari non è un capolavoro, però è gratis, sempre meglio di niente. Avevamo già parlato dei giochi gratis di dicembre offerti ai membri di Prime Gaming, ma le offerte per gli utenti Amazon Prime non finiscono qui. È stato infatti annunciato che a partire dal 27 dicembre sarà possibile riscattare una bella selezione di giochi gratis per PC, tra cui Dishonored 2 e tanti classici della linea SNK, tra cui i migliori episodi di Metal Slug. Tanta roba. Allo stesso modo Sony ha reso noto quali saranno i titoli di dicembre del catalogo PlayStation Plus per i tier Extra e Premium. Il catalogo di giochi PS4 e PS5 si arricchisce notevolmente, con aggiunte del calibro di due titoli di Yakuza, Far Cry, Mortal Shell e anche il puzzle game Pedestrian, che sono sempre stato curiosissimo di provare. Purtroppo il catalogo dei classici anche questo mese è molto trattenuto. C'è qualche gioco PSP, l'interessante Heavenly Sword, ma solo in cloud in quanto titolo PS3, e Abe's Exodus direttamente da PlayStation 1, che, diciamocela tutta, è nettamente migliore di Soulstorm. E visto che siamo in tema PlayStation, abbiamo due importanti novità che riguardano il lancio della costosissima PSVR 2, che, dai, siamo onesti, non presenta una lineup molto invitante, soprattutto se si pensa al costo dell'hardware. Beh, chi è in possesso di una copia di Resident Evil Village Gold, ma anche base, potrà giocare gratuitamente al lancio della periferica, previsto per il 22 febbraio 2023, a una versione VR dell'avventura principale di Ethan Winters.
Niente male, no? Ma c'è di meglio, uno dei ritorni più random di sempre, quello di Fantavision, che a questo punto potremmo definire una serie. Chi c'era al lancio di PS2 si ricorderà di questo puzzle game, che era uno dei pochi titoli disponibili con la console, e tutti quanti si ritrovavano a elogiare la grafica che sembrava vera. Mai visti dei fuochi d'artificio così realistici? Beh, per chi non si è dimenticato di quei botti di Capodanno, ecco una bella notizia. Il 22 febbraio uscirà il seguito, Fantavision 2020X, che questa volta sarà un titolo di lancio del PSVR 2. Pronti a immergervi in nuove vette di realismo? La settimana scorsa ci siamo persi per strada un po' di uscite minori, per così dire, e vi do un rapido aggiornamento su alcuni titoli. Di Lil Gator Game ne avevamo parlato qualche tempo fa, ricordate? È una sorta di Breath of the Wild in miniatura che ricorda un po' il mood di A Short Hike, dove però il protagonista è Croc. Ma tranquilli, non ci sono i Gobos. Il titolo è uscito ieri e le recensioni sono tutte molto positive, e in qualche caso sono pure volati i votoni. Non aspettatevi un triplo. Si tratta comunque di un'esperienza che si completa in una seduta, ma se cercate una grande lettera d'amore alla saga di The Legend of Zelda, magari buttateci un occhio, il titolo è ancora in sconto fino al 21 del mese. Dal nulla, o meglio, io me lo ero completamente perso per strada, è uscito Chained Echoes, un JRPG indie nato da una campagna Kickstarter la bellezza di 7 anni fa. Ve ne sto parlando perché tutte le recensioni lo elogiano senza riserve, e se per qualche motivo quest'anno ancora non siete riusciti a placare la vostra sete di JRPG, Chained Echoes è l'autoregalo da farvi per questo Natale. Io sono curiosissimo di provarlo. E poi c'è stata anche la patch gratuita next gen di The Witcher 3, che aggiorna il capolavoro di CD Projekt Red agli hardware più recenti. Il salto qualitativo è impressionante, soprattutto su PC, anche se su computer questo aggiornamento introduce anche un po' di bug e qualche glitch, ma niente paura. A quanto pare CD Projekt Red sta già lavorando per eliminare questi problemi. Ci fidiamo? E prima di passare alle notizie del giorno, recuperatevi assolutamente il trailer della Mega Man Battle Network Collection. Io con queste riproposizioni entro in hype assoluto, però c'è da dire che al di là della mia adorazione per la libreria GBA, Capcom sembra aver fatto le cose per bene. I titoli arriveranno infatti con l'aggiunta dell'online, sia per scambiare chip con gli altri utenti che per confrontarsi in delle battaglie PvP. Poi ci sono i soliti contenuti bonus, come gallerie di immagini e via dicendo, e anche la promessa che arriverà una versione fisica, ma non so se è prevista per l'Europa. Il gioco comunque uscirà il 14 aprile del 2023. Voi lo prenderete? Ed è il momento perfetto per passare alle notizie del giorno, perché grazie ancora una volta ai sistemi di rating possiamo affermare con quasi assoluta certezza che la serie di Final Fantasy sta per tornare in grande stile su Nintendo Switch. No, no, tranquilli, non mi riferisco a Final Fantasy XIV o Final Fantasy XV, conosciuti anche come Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI, ma più che altro alle pixel remaster dei primi 6 titoli. Quando si tratta di JRPG, ogni tanto Square e Atlus si muovono in modo proprio strano. Guardate ad esempio quanto tempo ci ha messo la serie di Persona ad arrivare su Switch. Abbiamo aspettato anni per quello che era praticamente un passaggio scontato e su cui ormai in molti avevano perso la speranza. Quindi il fatto che Square avesse annunciato le pixel remaster dei primi episodi della serie di Final Fantasy, limitandone la pubblicazione a PC e mobile, rimaneva per me un gigantesco mistero. Ora finalmente, qualche giorno fa, sul sito dell'ESRB sono comparse le classificazioni per PlayStation 4 e Switch di tutti e 6 capitoli, che precedentemente erano rimasti esclusiva di PC, iOS e Android, dei rating emersi in occasione della pubblicazione delle pixel remaster. Dopo che la notizia si è diffusa, sul sito dell'ESRB sono stati cancellati questi riferimenti, ma io do praticamente per scontato che i titoli arrivino nel corso del prossimo anno su piattaforme Sony e Nintendo. E questa però c'è una grandissima notizia, perché queste remaster in 2D sono la migliore versione possibile degli originali usciti su NES e SNES. Non si parla dei remake in 3D riproposti in seguito, ma delle pixel art originali ridisegnate completamente per rendere al meglio in HD. Inoltre, il sesto episodio, a detta di molti il miglior Final Fantasy di sempre, e tra questi molti ci sono anche io, presenta anche qualche miglioria inaspettata, come la presenza di una scena in HD 2D, ovvero lo stile utilizzato per Octopath Traveler e Triangle Strategy. Insomma, vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi, ma se siete tra quelli che non hanno mai giocato a Final Fantasy 6, recuperare su Switch questa mancanza sarà obbligatorio. Brutte notizie per Hogwarts Legacy.
Ma sì, solo in parte, dai, su, non allarmatevi e smettetela di fidarvi di questi titoli clickbait. Infatti ieri è stato trasmesso il secondo gameplay showcase dedicato al titolo, che questa volta si è concentrato su tre aspetti differenti: veicoli e modalità di attraversamento dell'open world, le arene di combattimento avanzato che saranno esclusiva della Deluxe Edition, e poi anche sulla Room of Requirements, una sorta di stanza personalizzabile che avrà anche una sua utilità in game. Il titolo è una produzione estremamente ambiziosa su cui nutro ancora qualche dubbio, ma per ora tutto quello che è stato mostrato è super interessante. Non sorprende però che tali ambizioni non solo abbiano portato a un allungamento considerevole dei tempi di sviluppo, ma abbiano anche costretto il team a prendere una decisione difficile. Le versioni old gen saranno rimandate rispetto all'uscita del titolo, prevista per il prossimo 10 febbraio. In un tweet è stato ufficializzato che su PlayStation 4 e Xbox One il gioco uscirà il 4 aprile, mentre gli utenti Nintendo Switch dovranno aspettare addirittura fino al prossimo 25 luglio. Per carità, meglio così pur di scongiurare un disastro alla Cyberpunk, però c'è da chiedersi quanto ancora gli studi di sviluppo potranno portare avanti produzioni cross-generazionali di questo calibro. Ma soprattutto, quanto ancora può resistere il supporto a Switch? Sono proprio curioso di vedere quali compromessi verranno adottati per rendere quantomeno giocabile Hogwarts Legacy su console ibrida, ma per me questo clamoroso ritardo è solo l'ennesimo segnale che c'è veramente bisogno di un refresh, parziale o totale, della console. Voi cosa ne pensate? E per chiudere con le notizie del giorno, andiamo nello spazio di AAA. Si torna a parlare infatti di Naughty Dog e di The Last of Us. A sganciare la bomba ci ha pensato VueAnon, un insider noto più che altro per i leak relativi al mondo del cinema e della televisione. In un tweet ha affermato che Neil Druckmann sarebbe al lavoro su The Last of Us parte 3. Sappiamo per certo che Druckmann già da tempo stava scrivendo il copione di questa terza parte, però ora le cose iniziano a farsi più concrete, almeno in teoria. Per VueAnon il prossimo titolo ad uscire sarà Factions, l'espansione multiplayer di The Last of Us parte 2, che nel frattempo è diventato un titolo standalone. Nel mezzo ci sarebbe anche una nuova IP e nel frattempo un nuovo Uncharted, probabilmente un reboot della serie che sarebbe stato affidato a uno studio esterno, una scelta abbastanza inaspettata. Però ormai lo sappiamo che Sony punta tantissimo sul brand di The Last of Us e il prossimo anno uscirà anche la serie televisiva su HBO, quindi do praticamente per scontato che in un modo o nell'altro, anche videoludicamente, sentiremo parlare della serie di Naughty Dog. Però a questo punto mi aspetto una narrativa completamente separata dalla storia di Joel e Ellie. Insomma, dopo il secondo capitolo, non è che ci sia ancora molto da raccontare, non trovate? A voi attira l'idea di un ipotetico The Last of Us parte 3? E chiudiamo poracci con le uscite della settimana. Siamo ormai alla fine dell'anno, le vere bombe sono state già sganciate, ma tenete comunque gli occhi aperti per queste cose simpatiche che usciranno nei prossimi giorni. Ma soprattutto, ma che fine ha fatto Sports Story? Vi ricordo che deve uscire entro la fine di dicembre 2022. Vabbè. Ed ecco che arriva il primo DLC a pagamento di Vampire Survivors, titolo indie pazzesco fatto da un unico sviluppatore, italiano tra l'altro, che ha praticamente lanciato un nuovo genere di pura droga videoludica. Comunque per meno di 2 euro vi portate a casa, con la nuova espansione Moonglow, 13 nuove armi, 8 personaggi inediti, un nuovo stage e ci sono anche delle nuove tracce musicali. Più di così, per un prezzo veramente poraccio, è difficile chiedere. Se siete amanti dei beat'em up e Shredder's Revenge non ha placato la vostra sete di botte in due dimensioni, è uscito River City Girls 2, anche questo oggi, il seguito del gioco che qualche anno fa ha aiutato a rilanciare un genere quasi dimenticato. Le recensioni sono strapositive e dovrebbe esserci anche un'edizione fisica, ma credo sia disponibile soltanto per il mercato asiatico. Il gioco esce su tutte le piattaforme, comprese quelle PlayStation e anche Nintendo Switch. Il 16 è invece il turno dell'edizione in cloud di Resident Evil 7 su Switch. Il titolo è un giocone, però il discorso è sempre lo stesso quando si tratta di versioni in cloud. Scaricatevi prima il client di prova per capire se la vostra connessione riesce a gestire in modo quantomeno accettabile lo streaming di un videogioco su Switch. E poi il 22 uscirà su PlayStation 4 e 5 Valkyrie Profile Lennet, la remaster della remaster o la remaster del remake, vabbè avete capito, del primo Valkyrie Profile. Giocai Lennet su
PSP tantissimi anni fa e mi innamorai di questo titolo. Lasciate perdere quella spazzatura action di Elysium appena pubblicata da Square e se siete in cerca di un vero JRPG recuperatevi questo capolavoro assoluto. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un TG Poro live a partire dalle 17:30 qua su YouTube, dove discuteremo delle notizie della settimana, sia di quelle di cui abbiamo parlato oggi, ma anche di quelle che non siamo riusciti a trattare. Mi raccomando, voi fate bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pixel, Michele Remaster. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Lo stavi cercando, volevi il solo risposte sbagliate. Beh, beccatelo alla fine del video. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi.